C'è una zona ai piedi del Monte Maggiore, nel Casertano, dove nell'arco di 4 anni sono scomparse 5 persone. Solo una è stata ritrovata, ma poi a brandelli. Ora, ci sono delle novità, dei colpi di scena, un indagato e la riesumazione di un cadavere. Ovviamente si tratta della signora che fu trovata, l'unica persona che fu trovata, e ne parleremo con una collega fra un attimo, subito dopo la sigla. Sigla. Torniamo in studio, stasera parleremo di 5 persone scomparse nell'Alto Casertano. Ne discuteremo con una giovane collega, Melissa Aleida, che conosce bene il caso, e cercheremo con lei di confrontarci per capirne di più, almeno speriamo. Melissa, che idea ti sei fatta di questa storia? Dunque, questo sicuramente è un cold case, una pista fredda, che a distanza di oltre 22 anni continua a far parlare di sé. Ci sono state delle nuove indagini, delle nuove segnalazioni e quindi a distanza di 22 Ci anni arriveremo a questo. non è un caso che comunque è morto nel passato. Certo. Intanto io volevo ricordare chi erano gli scomparsi. Maria Cirillo, 86 anni, scompare da Liberi il 2 ottobre del 98. Poi è stata la volta di Raffaele Izzo, 86 anni, scompare da Ponte Latone il giorno di San Valentino, quindi il 14 febbraio del 1999. Vincenzo Santillo, originario di San Prisco, scompare da Formicola il 12 agosto del 99, quindi un anno abbastanza duro. Infine Giacinto Maiorello scompare da Castel di Sassoli il 18 ottobre del 99. Infine Antonio Isolda, 65 anni, scompare da Liberi il 29 di novembre del 2002. Consideriamo che tutti questi comuni, lo ricordiamo, si trovano in un raggio di pochissimi chilometri. Lorenzo, vogliamo ricordare anche perché sono state riaperte Ecco, le diciamo la indagini? notizia di oggi qual è? La notizia di oggi è che improvvisamente dopo circa 22 anni la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un'indagine a seguito di una lettera anonima arrivata appunto prima pari ai carabinieri di Formicola e poi ovviamente in Procura. Ma la storia non è finita qui perché poi, questa è notizia di qualche Poco giorno tempo fa. fa, c'è stata la riesumazione di una delle vittime, cioè significa la signora Cirillo, è Maria stata Cirillo. l'unica che fu trovata dopo 4 mesi circa a Brandelli, in questo bosco che va tra Liberi e Rocca Romana. In realtà è nel pieno Monte Maggiore. Ecco, adesso bisogna vedere che cosa emergerà Da da questa questa storia. indagine. E sicuramente, vabbè, la segnalazione riguarda Antonio Isolda, Sì. ovvero il 65enne. E ricordiamo anche che a proposito del caso di Antonio c'è stato 2 mesi fa anche un iscritto nel registro degli indagati, Perfetto. ovvero il cugino, e non si sa se ci sia un collegamento tra la riesumazione del corpo di Maria Cirillo e la segnalazione anonima arrivata 2 mesi fa. Ovviamente credo che tra la gente ci sia una Ecco, sorta questa è di... la domanda che volevo fare, che ti volevo fare e che mi hai bruciato. Ecco, tu come vivi questa cosa? Tu in fin dei conti abiti in qualche comune non molto lontano, cioè Da la gente come Ariardo. vive questa situazione? Sicuramente per chi ha conoscenza del caso c'è un po' di timore, soprattutto perché Monte Maggiore è sempre stata una zona relativamente tranquilla, per cui c'è una sorta di angoscia relativa a questo caso che soprattutto è finito nel nulla, ovvero le indagini hanno portato a dei punti di non ritorno, sicuramente ci sono da analizzare varie piste. Tuttavia nessuna si rivela avere una base del tutto razionale Per e quindi... esempio, le piste delle famose messe nere, che si Sì, diceva, si è sì. diffusa tantissimo la notizia, però alla fine. Sostanzialmente non ci sono delle prove, non sono suffragate da prove tutte queste ipotesi. E riguardo appunto alle messe nere, possiamo dire che tradizionalmente nella tradizione popolare, culturale, dell'Alto Casertano e del Monte Maggiore, sicuramente ci sono tante leggende, tante a partire dall'Alto Casertano per finire nella zona beneventana fino a Monte Vergine, dove ricordiamo che ci sia un monte proprio adibito a un luogo quasi esoterico.
La pista esoterica è quella sostenuta dalla gran parte della stampa, tuttavia bisogna ecco, vedere quanta fantasia popolare effettivamente sia cucita intorno a questo caso e quanta no. Sì, anche perché io sono stato invitato alcuni anni fa da una troupe di Maurizio Costanzo in un punto sempre di Monte Maggiore, dove era ormai certa la notizia che in quella notte c'era stata una messa nera. Questo perché? Perché hanno trovato delle pietre a cerchio, al centro bruciato, e io quando me l'hanno chiesto, dice, che cosa ne pensi di questo? Io ho detto, secondo me si sono fatta una grigliata, perché proprio è una cosa che non riesco a capire. A concepire. Ma non ho elementi, però devo dire che questo, non ho elementi né se è vero o se non è vero, questo è chiaro che non... Sicuramente io credo che non sia da escludere, a prescindere, a priori. Per cui si potrebbe ipotizzare una pista del genere, anche perché quella cima di cui tu parlavi è stata ribattezzata poi informalmente dalla stampa come Monte Demonio, perché sono state ritrovate un altare rudimentale con delle croci e delle teste di bambole bruciate. Poi ci sono state anche persone che convintamente affermano di aver avvistato delle persone con dei mantelli che si aggiravano sul monte. Quindi è tutto un po' lasciato al dubbio. Beh, questo diciamo che alla fine è un po' quello che poi crea un po' di paura, di panico. Esatto, sì. Perché, diciamo la verità, quando è successo la prima volta, oltre 22 anni fa, la paura c'era. Forse oggi sarà di meno, non lo so. Però ci sono ancora dei posti, dei paesini dove ancora... proprio perché non si riesce a capire esattamente di cosa è successo, si rimane così nel vago e quindi dici, ma chissà, magari saranno le messe nere. Noi, a proposito di paura, di ipotesi improbabili, io dico, la gente del luogo sta vivendo questa storia pure con un pizzico di paura. Ma è tranquilla o no? Oppure solo un modo di parlare? Noi l'abbiamo chiesto al sindaco di Liberi, Antonio Diana, che adesso pregherei la regia di mettere in onda. Liberi vive questi ultimi avvenimenti con la normalità. Rispetto a 20 anni fa, quando c'è stata le prime sparizioni, che c'è stata effettivamente un po' di paura, secondo me non giustificata, però oggi vive con normalità questa situazione. Anzi, rinnovo l'invito a tutti gli utenti di questo blog a visitare Liberi, a visitare non solo la Grotta di San Michele, i fossili o il Museo di Sant'Alfonso, ma di provare anche l'enogastronomia presente sul territorio, vino, il cibo buono. È un invito per visitare Liberi. Liberi è un paese tranquillo, Liberi non sparisce nessuno, Liberi è un paese normale. Questo voglio che sia chiaro per l'ennesima volta. Invito di nuovo, anche se non ci sta la necessità, perché so benissimo che già i miei concittadini hanno contribuito alle indagini, ma di eventualmente qualcuno sapesse qualcosa, di riferirlo a me, ai vigili, all'autorità giudiziaria. Non so che non c'è bisogno di quest'ulteriore invito, perché già hanno nel passato contribuito e partecipato alle ricerche e aiutato nei limiti del possibile i carabinieri, i vigili del fuoco, polizia, insomma tutte le forze dell'ordine che hanno partecipato agli eventi. Melissa, secondo te, dopo che abbiamo ascoltato il sindaco di Liberi e che, come abbiamo capito, lui è tranquillo su questa vicenda, non ha paura, anzi mi diceva separatamente quando abbiamo realizzato questa brevissima intervista, diceva invitiamo la gente, farli venire a Liberi, perché a Liberi sono i prodotti tipici. Come ma è anche una zona molto di escursioni. E quindi, ecco, e secondo te quali sono le analogie o se preferisci diciamo, le caratteristiche comuni di queste vittime? Allora, innanzitutto ricordiamo che le persone scomparse scompaiono tutte nella stessa area geografica, quindi tra Liberi, Ponte Latone, Castel di Sasso, Profeti, Treglia, e il primo fattore comune è sicuramente l'area geografica. Il secondo fattore comune è l'anzianità, ovvero tutte persone, il più giovane ha avuto 65 anni, che sarebbe l'ultimo scomparso, ovvero il 29 novembre del 2002, Antonio Isolda,
E paradossalmente, ragionando per assurdo e seguendo in un certo senso la pista esoterica, possiamo notare che Maria Cirillo 86 anni, Raffaele Izzo 86 anni, Vincenzo Santillo 67, 69 e 65. Il numero ricorrente è il 6. Quindi tu un po' credi. Esaminiamo. Poi sicuramente un altro fattore comune è che tutti e cinque avevano problemi di memoria. Ricordiamo che Maria Cirillo è stata avvistata qualche giorno prima della scomparsa mentre pensava di andare verso la sua abitazione, in realtà suonava sui campanelli di altre Di altre persone. persone, sì. E poi sicuramente il fattore comune è che nessuno dei corpi, tranne quello di Maria Cirillo, è stato ritrovato. A parte Antoni Solda, di cui sono stati ritrovati dei resti, un pantalone, un jeans, con all'interno un pacchetto di sigarette integro e degli Quasi integra. scontrini, quasi integro e degli scontrini. Per cui questi sono, diciamo, i fattori che accomunano tutti, persone, forse si può dire, di media cultura, Certo. quindi che abitavano in dei piccoli paesini con pochi Anziani, abitanti, soprattutto. anziani, che fondamentalmente non avevano motivo di sparire così nel nulla. E in tutto questo dobbiamo anche ricordare, spesso ci sfugge, che comunque ci sono delle famiglie, quattro famiglie, che Sì. effettivamente non sanno che fine hanno fatto i loro congiunti. Ecco, Maria Cirilla, hai spiegato un po' tu qual è stata la dinamica. Sì. Poi c'era Raffaele Izzo, 86 anni, scompare da Ponte Da Latone. Ecco, Pontelatone. questo in realtà lui aveva mangiato in famiglia il pranzo del giorno festivo, si era avviato, era andato a Triglia, che è una frazione del comune di Ponte Latone. Verso le 4 di pomeriggio è stato visto nella zona del campo sportivo e da quel momento si sono perse le tracce. La storia invece di Vincenzo Santillo, originario di San Brisco, che scompare da Formicola, era nel mese di agosto, D'agosto. era la festa, credo, patronale di Formicola. Sì, Lui la sagra era del in paese. compagnia del nipote, che secondo quanto poi ha riferito il nipote, forse alle forze dell'ordine, ha detto che improvvisamente lo ha perso di vista. Scomparso, non si è saputo più nulla. Poi l'altro caso è stato quello di Giacinto Maiorello. Ecco, questa è una delle sparizioni, io ho sempre definito così, quella fulminea proprio, perché Nella sua anche lui, abitazione vicino alla sua era. abitazione, anche lui aveva problemi di memoria, tanto che il nipote lo accudiva, però evidentemente si era spostato per andare ad accompagnare il figlio a scuola. Al ritorno non Non si è se l'è più visto più trovato. niente, anche lui è scomparso nel nulla. E infine, Antonio Solda, hai detto già abbastanza, è più giovane, È stato avvistato sulla sua Vespa sulla sua Vespa. Lui ha l'ultima volta. lasciato la sua Vespa a casa, era un giorno piovoso, io questo me lo ricordo, ha lasciato la Vespa nel suo cortile, perché poi è anche caduta, forse il vento qualcosa l'ha Avrà fatta buttata a cadere. terra. Lui si è avviato per andare al centro del paese e poi è finito lì. Abbiamo trovato soltanto quello che tu hai detto prima, un pacchetto di sigarette, un po' di pantaloni, insomma. E che cosa possiamo aggiungere ancora? Allora, le anomalie di questo caso che ci suggeriscono una base non razionale da un lato, e perché? Perché innanzitutto il cadavere di Maria Cirillo è stato ritrovato in circostanze sospette, innanzitutto dopo 4 mesi dalla scomparsa. Maria Cirillo scompare il 2 ottobre del 1998, viene ritrovata il 14 febbraio 1999. Curiosità vuole che il 14 febbraio, oltre ad essere San Valentino, è anche San Cirillo, Lei fa gli il accoppiamenti. giorno in cui viene ritrovata Maria, e lo stesso giorno scompare Raffaele Izzo, 86 anni. Per cui c'è un attimo da chiedersi, dopo 4 mesi in cui sono stati fatti sopralluoghi, indagini, in un monte che non è esteso. Certo. Quindi non è mai stato ritrovato in 4 mesi questo corpo, ma è stato ritrovato soltanto quel giorno e tra l'altro con un teschio interamente ripulito, scarnificato, e ciò insomma fa presumere che non sia una morte naturale o almeno da attribuire a qualche animale. Poi il teschio era anche separato dal corpo che è stato ritrovato mummificato separatamente.
L'altra anomalia è ovviamente le quattro persone scomparse di cui non si è ritrovato nemmeno il corpo. Quale potrebbe essere la conclusione? Poi se tu vuoi aggiungere qualcosa. Io la domanda che ci dovremmo porre, allora che cosa è successo esattamente? Sì. Come mai sono scomparse? Io, il mio punto di vista modestissimo, io credo che nelle scomparse delle persone la prima cosa da fare è intervenire subito, ma in modo efficace. Purtroppo qua non è mai successo, in questi casi non è mai successo. Tantissima gente è scesa in strada, le forze dell'ordine, però l'efficacia nella ricerca, anche il maltempo, tutte queste cose, alla fine non è che hanno dato i risultati giusti. Secondo te si troverà una verità? Adesso vedremo un po' la procura che tira fuori. Qualcosa ci sarà, perché per aprire un'indagine sicuramente non essere, sarà una verità assoluta, dobbiamo essere fiduciosi in questa. Bene, allora se non abbiamo altro da aggiungere, la nostra trasmissione termina qui. Grazie alla collega Melissa Aleida per il suo grosso contributo alla regia e voi tutti che ci avete seguiti da casa. Alla prossima, sigla.